muove i primi passi SuperKEKB, il nuovo acceleratore per la ricerca nella fisica fondamentale a Tsukuba, in Giappone. Per la prima volta negli anelli dell'acceleratore sono stati iniettati e fatti circolare stabilmente dei fasci di particelle. Elettroni e positroni viaggiano lungo due anelli di 3 km ciascuno, a 7,4 miliardi di electron volt. Una volta a regime, le particelle prodotte nelle collisioni saranno rivelate e misurate da Belle-II, un sofisticato rivelatore da 1500 tonnellate, frutto della collaborazione internazionale di oltre 600 esperti, alla quale l'Italia contribuisce con più di 60 scienziati, provenienti da università e centri di ricerca coordinati dall'INFN. Tra questi anche l'ENEA, con le attività sul calorimetro elettromagnetico a cristalli. Il calorimetro è un elemento fondamentale per il successo dell'esperimento Belle-II, che ha come obiettivo l'identificazione di eventi rari che possono chiarire fenomeni su scala subatomica e cosmologica. L'ENEA collabora con l'INFN alla ottimizzazione e caratterizzazione dei singoli componenti del calorimetro, verificandone la resistenza in radiazione e la loro affidabilità presso l'impianto Calliope e i suoi laboratori qui in Casaccia, che assieme all'esperienza trentennale rappresentano un punto strategico di riferimento per quanto concerne le attività con gli effetti delle radiazioni su materiali e componenti. Possiamo citare progetti di punta come ad esempio l'esperimento CMS presso LHC al CERN, che ha contribuito alla scoperta del bosone di Higgs, le attività per il reattore ITER, per le missioni spaziali ESA ed ASI e per i beni culturali assieme all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.